Buongiorno a tutti, io sono Andrea Neiroz, docente per la Federazione Italiana Fitness nei settori di calisthenics, flexibility e preacrobatica. Parliamo oggi proprio del calisthenics, una disciplina tutta a corpo libero che va a interessare tutti i distretti muscolari, dagli arti inferiori fino al tronco, arti superiori e soprattutto coinvolge tantissimo tutta la fascia lombare e addominale, con molti esercizi, sfruttando semplicemente il proprio peso del corpo, quindi andando a terra e facendo tutto semplicemente con qualche materasso o il tatami, o altri esercizi sfruttando pochissimi attrezzi che si possono avere anche a casa comodamente, quindi si possono eseguire anche tra le proprie mura domestiche. Quindi questi attrezzi sono ad esempio delle piccole paralleline o piccoli rialzi, delle parallele un po' più alte, eventualmente una sbarra e un anello. E nello specifico questa disciplina è una disciplina molto completa che dà un allenamento altamente efficace per tutto l'organismo perché va a interessare sia i distretti muscolari ma anche le articolazioni, andando a lavorare molto sulla flessibilità, quindi mobilità articolare e flessibilità muscolare in generale, con un buon spazio dedicato appunto all'allungamento, che è alla base fondamentale per evitare, prevenire infortuni in questa disciplina, ma anche per rinforzare e rendere più elastico il nostro fisico quando andremo ad affrontare degli esercizi più performanti, più invasivi a livello muscolare. La Federazione Italiana Fitness, nel corso di Calisthenics, ha come obiettivo quello di formare istruttori in questa disciplina molto complessa e molto affascinante. L'obiettivo, soprattutto per il corso Beginners, quello di primo livello, è dare le nozioni generali e principali a tutti coloro che si approcciano o si sono approcciati da poco tempo allo studio tecnico di questa disciplina, ma soprattutto andando a analizzare la fase sia di riscaldamento, di mobilità all'interno di questa attività, sia la fase tecnica, oltre a quella importantissima di potenziamento e quindi di workout e rinforzo generale. Quindi quello che faremo all'interno del corso per chiunque potrà partecipare a questo corso è quello di analizzare tutte queste fasi andando a vedere anche quelle che sono le progressioni e gli elementi tecnici che vanno a caratterizzare moltissime skill, appunto denominate in questo termine, del calisthenics. Quindi vedremo e analizzeremo molto approfonditamente tutte le progressioni dalle basi, quindi da zero per la verticale, per la planche, il front lever, il back lever e il muscle up. Queste sono solo alcune delle skill chiave principali che caratterizzano questa attività. Poi nel corso di secondo livello, quindi più avanzato, ci saranno analisi e esami su altri movimenti anche più complessi in progressione crescente. E è molto importante, all'interno del corso, poi ci focalizziamo tantissimo anche su quello che è gli elementi di condizionamento generale, quindi di riscaldamento, che però già vanno a avere l'input e l'analisi dell'aspetto della coordinazione e dell'equilibrio, che comunque è un elemento che nel calisthenics diventa fulcro in tante cose, molto importante. E viene analizzato molto l'aspetto anche della mobilità, per cui è stato addirittura creato con la mia docenza anche un master di approfondimento chiamato Flexibility, che vi invito poi a osservare e a poter guardare sui siti della Federazione Italiana Fitness. E soprattutto appunto l'aspetto tecnico, ma anche molto importante quello del potenziamento, quindi andando a vedere come si svolgono in chiave calistenica moltissimi esercizi che a corpo libero già si vedono in altre discipline, i push-up, le trazioni, le forme di trazioni differenti, forme di addominali differenti per andare a accentuare la hollow position, un elemento chiamato primo comandamento del calisthenics, quindi la posizione di barchetta a terra, eccetera, eccetera. Tutto questo con poi un esame finale per più che altro pratico nel primo livello di calisthenics, poi anche teorico nel secondo livello, per mettere alla prova anche gli allievi che dovranno diventare istruttori a loro volta e sapersi approcciare poi con dei loro alunni e allievi che avranno di fronte di diversi livelli, quindi a riuscire a spaziare all'interno di una classe differente con un insegnamento adeguato.